43. Niente mattinè. Neanche con un sostituto, che poi dove lo trovi? 44. Io voglio una mia assistente, giovane, oca e stupenda. E 45. Io voglio questo. Alan, prima di chiudere, anch'io ho un paio di richieste, se non ti spiace. Davvero? Già. D'ora in poi sarò io a dare gli ordini qui. E tu terrai un buon comportamento professionale, chiaro? Oh? Oh? O te ne vai? Stai bluffando. Allora vedi. Ragiona, Sheffield. Lo sai tu e lo so io pure. Non c'è nessuno adatto a questo ruolo. L'unico è Alan Beck. Io sono Roosevelt. Dicembre. L'anno è lo stesso, il 41. Una data che resterà un ricordo d'infamia. La sola cosa di cui dobbiamo aver paura è di avere paura. Signor Sheffield, Anthony Hopkins ha di nuovo chiamato. Vuole sapere se la deve portare lui la sedia a rotelle. È un rompiscatole. Ma no, è un professionista. Quello che vuol fare Tony per me va bene. In fondo, Sheffield, sai che pensavo? Forse di alcune mie richieste. Si può anche discutere. Ma solo di alcune, hai detto? D'accordo, tutte. Ma questo me lo tengo. Grazie, signori. Grazie a tutti voi. La signorina qui ha i vostri assegni. Bravi. Bene. E siete molto stati bravissimi. Grazie. Bravi, bravissimi. Anthony Hopkins, Francesca? È una trovata. Ho recitato bene, non trova, signor Sheffield? Non potrei fare la parte di Eleanor Roosevelt. Le battute le ho già imparate. Oh, quando vedo quelle persone tutte sole! Quella era Eleanor Rigby. Oh. Non molli il suo lavoro. Quello mai.